Ciao a tutti, sono Aurelio Ruggeri, oggi mi trovo qui alla Valle dei Laghi, a Fossato di Vico, provincia di Perugia. Sono già stato a fare un video precedentemente, ma ho scelto questo posto perché è un lago con acqua fresca e quindi le trote reagiscono molto bene alla pesca agli spoon. Pesca spoon che oggi farò con un'altra azione della serie Aira GS, la 510 UL. Casting della canna 0,4 3 grammi, ha un peso di 42 grammi. Oggi l'ho abbinata con un presso LT 2000 SSP. Oggi la utilizzerò con della treccia IPE 0175 e poi quando passerò alla pesca con il crank la utilizzerò con un nylon dello 012. Questa canna la possiamo utilizzare sia a treccia, con fluorocarbon o anche a nylon. È una canna per la pesca intermedia con spoon medio leggeri e si può anche utilizzarla ovviamente a crank o medio piccoli. Come ho spiegato sulle altre azioni, la canna è priva di manico, ha questo manico molto fino, un portamulinello 0,7, che significa 0 stress. Per avere un'impugnatura avvolgente, la mano moltissima presa, che dà questa sensazione di avere un tutt'uno con il braccio del pescatore, quindi quando teniamo in pesca assolutamente sembra un prolungamento del braccio. Come potete vedere, la canna è leggerissima, quindi possiamo pescarci tutto il giorno. Allora parliamo delle caratteristiche della canna. Il grezzo è un SWF, è lo stesso che monta la serie Limited, IS45, G-Void, che è questo brevetto speciale Daiwa, sul giunto, che praticamente curva anche la giuntura e abbiamo la stessa curvatura, non perdiamo nessuna perdita di azione, come potete vedere curva anche il giunto. Anelli ovviamente AGS e niente, ora ci mettiamo subito in pesca e la proviamo subito. Abbiamo un'ottima lanciabilità. Il punto di forza di queste canne, oltre che la leggerezza, è la moltissima sensibilità e una bella robustezza del fusto. Eccola, l'avete visto, subito pronta alla mangiata. Il fusto reagisce molto bene, anche se abbiamo un pesce, vedete, di taglia importante, di taglia. Subito pronta. Eccola qua. Eccola un'altra. Mamma mia, che attacchi. Guardate che ti piega. Che spettacolo! Sempre con uno spoon da 1,8 lo sei là. Questo bellissimo spoon. Qualche in sei là.
eccola, è prontissima, avete da tutto adesso montato una sponda a 1,5 grammi che è l'ideale per questa canna, mega spettacolare, no? Che piega, veramente anche il pesce insomma è abbastanza bello d'Italia, quindi non ha sofferto nessun. Tutto l'abbiamo presa con Daiwa Presso Rave 2 in questa colorazione speciale 20° anniversario da 1,5 grammi. Grammatura, come dicevo prima, ideale per questa canna. Tra 1,2 grammi, 1,8 grammi è ottima, ma il meglio lo dà con 1,5 grammi. La canna, oltre che essere molto sensibile, leggera, ha un peso di 42 grammi come dicevo prima, che abbinata al presso, guardate che reazione, abbinata a un presso LT 2000 di un peso di 150 grammi, arriviamo a un peso totale di ben 192 grammi, quindi estremamente leggera. Reazione, avete visto, impressionante, grandissimo controllo. Una grammatura da 2,5, sempre lui, infallibile Rave 2. Un spoon molto particolare, apposta per il 20°. Guardate che colorazione, veramente stupendo. Eccola, vedete che combattive, anche questo pesce l'ho preso a centro lago. Veramente, guardate che roba, che piega. Vedete come non teme il combattimento, anche il fusto è veramente, si tiene molto bene. Avete visto la prontezza di questa canna, veramente unica. Poi abbiamo una sensibilità estrema sulla treccia che mi dà una sensazione di contatto col pesce esagerato. Guardate il controllo che ha. Questa è una grammatura da 1,5. Stavolta ho usato un Nomadic Code, stavolta è un Nomadic Code Prowder
un grammo e mezzo in questa colorazione da ricerca. Eccola, avete visto la prontezza che ha? Mamma mia, spettacolare. Sempre la grammatura da un grammo e mezzo che vi consiglio di utilizzare perché è al top. Eccola, mamma mia ragazzi, che spettacolo, in canna a meraviglia. Ora ho abbassato la grammatura un grammo e due. Eccola qua, bellissimo Noris Sofia da un grammo e due, colorazione lo staff Giappone. Bene, ho finito la prova in pesca a Treccia. Devo dire che la canna montata col PE è veramente devastante. Già la canna è molto sensibile di suo, con la Treccia è una marcia in più. Veramente devastante, si sente la minima tocca, il pesce si incanna molto bene, quindi il controllo della canna micidiale, veramente il top. Per me che sono amante della Treccia, la UL è l'ottimo compromesso per utilizzare la Treccia. Ora non mi rimane altro che provare la nylon con il crank e vediamo cosa succede. Mamma mia, avete visto che attacco, controllo, guardate, eccezionale. Un nylon che ho montato varia da 2,5 libbre fondante, quello appena novità, veramente eccezionale. Grandissimo controllo. Un Barbie. Mamma mia, che attacco parziale, avete visto? Veramente quando mangia si attacca, veramente anche a crank questa canna funziona molto bene. Sempre con un Rob Blur Barbie e SS. Vedete, anche con un crankettino così piccolo possiamo pescarci molto bene, eh? Eccola, mamma mia, ancora montato uno Smash Ukai HF, hai visto anche in superficie. Mesh HF, eccola, mamma che attacco, bellissima questa canna, veramente divertente. Tiene il controllo, ho montato un Kuga Nano Viking. Bellissimo Kuga Nano F Viking. Pesce in superficie, quindi bisogna usare roba piccola e che staziona in superficie. Eccola, qua che spettacolo. Ora ho messo un micro crank da un grammo e anche qui c'è una risposta esagerata.
Mocha Petite SRSS. Eccola, mamma mia, veramente rende questa canna tantissimo, molto divertente, reattiva. Ora abbiamo usato un Norris Race 30, questa colorazione fucsia. Bene, ho finito la recensione della Presso Air AGS 510UL. Innanzitutto ringraziamo di cuore Maurizio, che è uno dei soci gestori di questo bellissimo impianto. Grazie mille Maurizio. Niente, grazie a voi che siete venuti. Grazie per la realizzazione di questo video e l'ospitalità. È la seconda volta che vengo qua, la prima volta ti abbiamo fatto un video dedicato al lago, adesso ho scelto di nuovo il vostro lago per fare questa recensione di questa canna. Ci sono state delle novità in questo lago, vero? Ma che lavoro, via. Lavoro, sì, è stato rinnovato, molto bello, molto carino, quindi si stanno impegnando molto. Grazie mille ancora, è un posto molto accogliente. Grazie a voi. Pesce è bello combattivo, l'acqua bella, pulita. Aspettavamo a cuore aperto. Lo spettacolo per pescare a spunga, vero Paolo? Bello per lago. Pescare con la UL non si poteva chiedere di meglio che un lago così che rende a spunga. Quindi per tornare alla canna, è una canna veramente spettacolare. Per la pesca intermedia, spoon, medio leggeri, è veramente top, sensibile, leggera, un fusto resistente. Come avete visto qua il pesce è abbastanza bello, è vivace, d'Italia anche qualcosa di più, la canna non ne ha risentito per niente, quindi a treccia veramente devastante, sensibile già di suo, e treccia si sente qualsiasi toccatina che il pesce fa e si incanna molto bene. Nylon anche col crank veramente ottima, soprattutto con i crank medio piccoli, quindi la canna è veramente uno spettacolo. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per i prossimi video. Ciao a tutti e al prossimo video.